Ho sognato. Un giorno questa nazione si sveglierà per vivere il vero significato del suo credo. Noi riteniamo queste verità evidenti di per sé. Katie, com'è andata? E tutti gli uomini sono creati uguali. Ho sognato che un giorno, sulle rosse colline della Georgia, i figli di chi un tempo era schiavo e i figli di chi un tempo era schiavista potranno sedersi insieme. Melissa! E ho sognato che un Katie, giorno... Sei tu? Perfino lo stato del Mississippi. No. Uno stato pieno dell'ingiustizia degli vuoi? Uomini. Bruciante nel fuoco. Come sei entrato? Il sarà trasformato in un'oasi di giustizia no. e di libertà. No! Ho sognato che un giorno... Martin Luther King è certamente il protagonista dei fatti odierni. Egli emerge come una delle più forti personalità carismatiche Joel. Del nostro paese. Lo si vede chiaramente dai volti e dal comportamento di questa moltitudine convenuta qui. Guarda che ho comprato! Gli effetti di ciò che sta avvenendo oggi sull'opinione pubblica americana si vedrà col tempo. Nessuno conosce a fondo il cuore dell'America. Il tempo ci dirà se tutti gli anni di odio e di violenze razziali Ciao. Abbiano portato il paese ad una svolta decisiva per la soluzione dei problemi dei diritti civili. Joanne, sei... Oh, scusate. Ma che sta succedendo qui? Oh, l'ho capito cosa sta succedendo. Katie, non ti muovere, non ti fa del male. Non mi toccare. Lasciami in pace. Ridami gli occhiali. Ti voglio vedere. Voglio guardarti bene in faccia. Non toccarmi. Non toccarmi. No! Joanne. C'è nessuno in casa? Jerry, vieni subito qui, per favore. Dov'è il telefono? Che cosa? Il telefono! Jerry... Mi dia la polizia. Non andare di là. Non andare di là. Jerry!
Mi sono sentito male quando sono uscito da quell'appartamento. È assurdo morire così. Neanche le bestie si scannano in quel modo. Ma doveva essere proprio Kojak a prendere in mano le indagini? È stato lui a rispondere alla prima chiamata per i due omicidi. Ah, eccolo. Salve, ispettore. Charles, non volete entrare? Un momento solo, ci aspettano alla centrale. Sempre vestiti di taglio italiano, eh? Mi fa piacere che l'abbia notato. Quando ero piccolo sognavo sempre due cose. Primo, diventare ricco. E secondo, non dovermi più mettere gli scarti di mio fratello maggiore. Ricco non lo sono diventato, però mi vesto bene finché il mio sarto mi farà credito. Impiegaci molti più uomini a questo caso. Quanti? Gli esperti in omicidi di tutto il distretto. Quanti? Diciamo un centinaio. Oh, perché non diciamo 500? Come sarebbe? No, dico, perché non diciamo un migliaio? Kojak, dopo tutto quello che ci hai fatto passare, non vorrei... Ricordiamoci che erano ragazzi che vivevano a Long Island. I genitori non solo sono rispettabili cittadini, ma anche gente molto in vista. Non fare sempre di testa tua, Kojak. 100 cani arrabbiati si butteranno sull'osso per avere la promozione. Sono cose che non ti devono riguardare. Oh, certo, questo è il vostro settore. Gli incarichi sono già stati assegnati. Appuntamento domattina alla 90ª strada. I corpi erano qui, legati assieme da strisce di lenzuola. Le persiane chiuse, le finestre aperte. L'orologio fermo alle 10:37, il che potrebbe significare qualcosa, oppure no. Qualche domanda? Noi controlliamo il suo telefono. E ho qui il testo di alcune telefonate. E le trovo alquanto piccanti. E guardi un po' questa, non trova che sia una delle più riuscite? Ma insomma, che volete da me? Mi dicono che hai l'abitudine di scazzottare le ragazze quando alzi il gomito. Lei ha conosciuto Joanne Marcus a un corso di danza, vero? Grazie per la collaborazione, non c'è altro. Qui sta Bill. Sì, no, dimmi. Sì. Aspetta, mi sa che sta succedendo qualcosa. Dammi! Porco! Dio ne può! Ehi, che succede? Fermo! Polizia, fermo, sparo! Che chiami un dottor? No, grazie, non mi ha fatto niente. Signora, scusatemi. È arrivata la polizia. Dovrebbe rispondere a un paio di domande. Grazie. Quest'uomo che età poteva avere? Che età poteva avere? Oh, 25, 26. Oh, madre santa. E chiede che chiami qualcuno, signora. Sì, grazie. Chiamate mio marito. Abita qui all'angolo. E quanto era alto? 1,70, 1,80? Sì, più o meno. Oddio, che paura. Quanto poteva pesare? Era robusto. Ma quanto? 80, 85 kg? Forse, ma per fortuna mi è rimasto in mano qualcosa del suo, un bottone della sua giacca. Gennari! Mariuccia, hai visto Gennari? Ma dove va? E allora, dove va a venire qua? Ancora non ti ha visto. Oh, finalmente! Dove va? Ehi! Cosa fai lì dentro? Mi scaldo un po'. E allora, dove vieni fuori. L'ha preso quello stanotte? Chi quello? Quello al quale lei ha sparato. E tu cosa ne sai? Io camminavo per Envoy Street, venivo da casa di mia zia e ho visto arrivare questo tizio correndo e dice aiutami, nascondimi. E io gli dico, amico, sei cascato male. E lui poi ha ripreso a correre.
Da che parte è andato? Credo che sia andato da quella parte, giù verso Pickett. Dici che lo riconosceresti se lo rivedessi? Beh, questo non lo so, era scuro. Sai che facciamo? Ci andiamo a fare quattro passi. Vieni. Forza, andiamo. Che aveva fatto? Voleva violentare una donna. Aspetta un momento. Stabil, posto 16. Ho trovato un testimone per quella tentata violenza. Ehi, tu come ti chiami? Mi chiamo Lewis Humes. Come si scrive? H-U-M-E-S. Lewis Humes. H-U-M-E-S. Che succede? Niente. Sì, ok. Ma che è successo? Niente. Questo è mio fratello. Come ti chiami? Amy. Senta, noi possiamo andare, dobbiamo cercare lavoro. E dove volete andare? Alla Derwis Soul Coffee. Qual è l'indirizzo? È sulla Pickett. Va bene. Che cacchio hai combinato? Niente. Stanotte ho visto correre quello che lui stava inseguendo, tutto qui. Ma ti sei ammattito? Ti sei messo a fare l'informatore? Quante volte te lo devo dire? Tu devi stare zitto. Devi farti gli affari tuoi. Chi è? Sospetto numero 985. Usciva con Joe e Marcus. Lo hanno visto litigare con lei davanti al suo appartamento. Si chiama Ryan McNally, 24 anni, fa lo scrittore. E il giorno dell'omicidio si trovava a Washington. Mi scusi, avrei dovuto controllare meglio. Capita quando la metà delle forze di polizia lavora allo stesso caso. Finisce che si crea un gran casino. Salve, Dan. Come va il caso Marcus Nelson? Salve, Dan. Che aria tira a Manhattan? Dicono che andate forte, eh? Avete già scoperto qualcosa? No. Beh, sarebbe ora, col tempo che è passato. Ah, finalmente. Sentivamo la tua mancanza. Ah, sì? Senti, Al. Sì? Per quella tentata violenza alla signora Alvarez, ho studiato il caso Lawson. Stessa zona, Pickett Avenue. Stesso sistema. Non ci vedi una relazione? No. E questo ragazzo, quello che ha visto, che tipo è? Non ci ho perso molto tempo. Mi è sembrato un po' scemo. Che vuol dire un po' scemo? Dove abita? Dice che lavora alla Derwis Soul Company. Senti, mi fai un piacere. Dargli una controllata. Adesso. Ok, capo, ok. Eccolo là. Ehi, tu. Ehi, ti devo fare un paio di domande, sono della polizia. Sei tu quello che ieri ha detto a un mio collega di aver visto scappare un uomo? Sì, sono io. Hai un documento d'identità? No, non ho niente. Non hai qualcosa col tuo nome sopra? Sì, ho delle lettere. Va bene, vediamo quelle. Lewis Humes? Ah. Perché hai detto che lavori alla Derwis Soul Company? Dovevo lavorarci, ma ho perso la tessera dell'assistenza sociale. Ah, sì? Beh, forse puoi darci una mano. Certo. Puoi venire con noi, giù alla stazione? Sì. Ah, bravo. Ok. Andiamo. No, no, questo caso non è di nostra competenza. Ecco, Lewis, mettiti a sedere qui. Ecco, bravo. Sergente. Ehi, se qualcuno va a prendere il caffè, io lo prendo macchiato. Ok. Signora Alvarez, venga, vorremmo che vedesse una persona. E chi? Ah, non si preoccupi, venga da questa parte. Ma chi è Ness? Non si preoccupi, venga. Ecco, brava. (Ride)
Adesso fa quel che ti dico io, ok? Resta in piedi qui. Eh? Qui. Allora? È lui? Vorrei sentirgli dire alcuna cosa. Vai. Adesso devi dire qualche parola. Dovresti dire... Zitta, fatti scopare. Zitta, se no t'ammazzo. Sì, ma perché? Tu di quello che ti ho chiesto. Perché? Non ti preoccupare. Ma io non... Su, da va. Io non lo voglio dire. Fammelo per favore, Lewis. Per favore. Zitta, fatti scopare. Zitta, se no ti ammazzo. Ecco, bravo. Più forte. Zitta, fatti scopare. Zitta, se no ti ammazzo. Signora Alvarez, per favore. Questa donna dice che tu hai cercato di violentarla. Cosa? Io non la conosco neanche. Signora, lei si sbaglia, signora. Signora, io non le ho fatto niente. Portala a prendere un caffè, per favore. Bene. Venga, signora Alvarez, scendiamo da basso. Lewis Humes, sei in arresto per tentata violenza carnale. Mani contro il muro. Come fai a dire che ero io? Ma io non c'è... Tu non fare storie. Ecco. Andiamo, Lewis. Da bravo. Forza. Chiama Grossman e digli di venire per prendere questa confessione. Va bene, glielo dico subito. Che succede? Hanno trovato quello della tentata violenza e dell'omicidio di Bicket Avenue. Ah, fai una lista di tutta questa... Ok. Dai, cammino. Ehi, ricordati quella lista. Torno subito. Gli voglio parlare. A chi? All'indiziato. Indiziato? Ma andiamo, abbiamo tutto, anche il caso Lawson. Voglio fargli qualche domanda. Guarda che non c'è più niente da domandargli. Dai, per favore. Lewis, questo è il detective Corrigan. Vuole farti qualche domanda. Ricordati che finora ci hai detto la verità. E quindi cerca di continuare. Tanto ormai... Di chi è questa foto? Mia. Queste ragazze... Dove abitano? Nel New Jersey. Jersey? Da che parte? Bayside. Hanno una fattoria, allevano cavalli. Come si chiamano? Una si chiama Louise. Non ti sento. Una si chiama Louise. E quell'altra come si chiama? Non me lo ricordo. Digli quello che vuole sapere, Lewis. Di la verità. Tanto noi andiamo a controllare, quindi ti conviene. Andiamo, andiamo, Lewis. Adesso basta. Una era in classe mia a scuola. Perché una ragazza così ti avrebbe dato la sua foto? L'ho trovata tra la spazzatura dove abito io. Bah. È vero. E noi ti dovremmo credere. Perché avevi quella foto? Di la verità, Lewis. Perché è carina. Perché cosa? Che hai detto? È
È carina. È carina, mi piace. E volevo far vedere che la conoscevo. Senti, Lewis. Riconosci questi coltelli? No. No. Allora, Lewis, come sei entrato in casa? La porta era aperta. E poi cosa hai fatto? Sono entrato nel corridoio. E che hai fatto nel corridoio? Sono restato lì, nascosto, e ho aspettato che arrivasse. E poi che è successo? Lei entrò. Com'era vestita? Aveva un asciugamano alla vita. Oh. E dalla vita in su cosa aveva? Niente. Vi siete detti qualcosa vedendovi? No, lei ha cominciato subito a urlare. Che hai fatto quando lei ha cominciato a urlare? Le sono corso incontro, l'ho fermata. Le ho detto di chiudere il becco. Fermata come? L'ho presa per le spalle. Sì, insomma, per il collo. E che è successo dopo che l'hai portata in camera da letto? L'ho colpita con una bottiglia. Cosa hai fatto dopo averla colpita con la bottiglia? L'ho legata. Con che cosa? Con le lenzuola e ho ricoperto il corpo. E poi che è successo? Poi è entrata la madre. Come sai che era la madre? Beh, mi è sembrato che fosse la madre. Buonasera, ispettore Stetter. Buonasera. Capita da Brooklyn? NN. Ah, ispettore. Che prove avete? Una foto di Joanne Marcus nel portafoglio. E che altro? Una confessione. Una confessione dettagliata? 61 pagine. Ispettore. Salve. Buonasera. Salve. Che altro? Abbiamo anche una piantina dell'appartamento delle due ragazze. Centrale chiama auto 3. Centrale chiama auto 3. Pronto? Tenente Kozak? Venga subito al commissariato di Bronzeville. Che è successo? È arrivato l'ispettore Hofstetter. Va bene, il tempo di arrivare. Ah, salve, ispettore. Salve. Dov'è? Da questa parte. Sembra di essere a Capodanno. Hanno qualcosa da festeggiare. Prego. Salve. Diccelo un'altra volta, dove li hai trovati quei coltelli? Ciao, Frank. Ciao, qui. Ispettore. Ho cercato nel cassetto. Il cassetto del tavolo di cucina? Sì. E c'erano dei coltelli? Sì. Quanti coltelli hai preso? Ne ho presi 3. E quale hai usato? Quello per la carne. Allora? Anche i dettagli. Dal colore del tavolo in sala da pranzo al numero dei coltelli che ha preso. Sembra che racconti come ha bevuto un bicchiere d'acqua. Ti sorprende che ne parli così, Frank? No, no, per niente. Come si chiama? Corrigan, signore. Ottimo lavoro. Grazie, signore. Quella è una copia della confessione? Sì, signore. Vuole darla al tenente? Vorrei parlargli di persona. Ecco. Hume ha preso la metropolitana per Manhattan. È finito per caso nell'appartamento Marcus Nelson e si è nascosto nel corridoio. Quando la ragazza lo ha visto, ha cominciato a urlare. Allora ha preso una bottiglia vuota e ha colpito la ragazza. La bottiglia si è rotta. Complimenti. Grazie. Corrigan, scusa un momento.
Bene. Ci sono delle cose che vorrei rivedere con te. Ah, è tutto scritto lì. Sì, ma ci sono delle cose un po' vaghe. Non si capisce come è entrato nel palazzo. Beh, forse è entrato dalla porta di servizio. Ma l'ho provata io di persona, si chiude automaticamente. Può darsi che non funzioni sempre bene, no? Sì, può darsi. E il sangue? È andato in bagno e si è lavato le mani. No, dico i vestiti, doveva averlo dappertutto. Ha detto che si è cambiato? No. Sei certo che sia Joanne Marcus? Andiamo, e chi può essere se non lei? Eh già, è bionda. Cosa da dirmi, figliolo? No, non ho da dirle niente. Salve, Miss Carr, scusi se le piombo in casa a quest'ora di notte. No, no, non fa niente, entri. Grazie. Cosa c'è? Beh, hanno arrestato una persona a Brooklyn. Aveva una foto in tasca. Potrebbe essere l'uomo che cerchiamo. Secondo lei questa qui è Joanne Marcus? È una foto vecchia e sbiadita. Non c'è fretta. No, non è lei. È sicura? Sì, sono sicura. Ehi, Lewis! Lewis, che gli hai detto? È vero che hai confessato? Sei stato tu, Lewis? Guarda di qua! Guarda da questa parte! Fate passare, largo! Ehi, Lewis, guarda da questa parte! Ehi, togli la mano, facci lavorare! Carica, per favore, ti devo parlare. Melissa Carr non ha identificato la fotografia. E che vuol dire? Si vede che non è fisionomista. Ehi, Lewis, ti sei fatto incastrare, eh? Come vedete, che svolti! Via, via, levatevi di mezzo. Largo, largo, per favore. Fate chiudere lo sportello. Un momento, ancora una foto! Oh, basta così, basta. Vuoi una sigaretta? No, grazie. Che cosa crede che mi faranno? Finora le accuse a tuo carico sono piuttosto gravi. Quali sono le accuse? Tenente Kojak, lei giura di aver arrestato Lewis Humes con l'accusa di omicidio, ritenendo che l'imputato qui presente abbia colpito con un coltello da cucina la gola, il collo e il corpo di due donne, tali Joanne Marcus e Katie Nelson, causando la morte delle suddette? La morte? Lo giuro. Lewis Humes, ha un avvocato? Ha un avvocato? Non credo che possa permettersi un avvocato. Lasci che parli per sé. C'è un avvocato in aula in questo momento. Ah, sì, giudice. L'avvocato Morris Fisher. Avvocato Morris Fisher? Sono qui, signore. Signor Fisher, assume la difesa d'ufficio? Sì, signore. Agente, scorti l'imputato a quel tavolo in modo che possa consultarsi con l'avvocato. Grazie. Posso? Grazie. Lewis Humes. Allora, hai sentito le accuse contro di te? Non sono vere. Ma come non sono vere? Hai confessato. Sono stato costretto. Che significa che sei stato costretto?
Mi hanno costretto. Come? Mi hanno picchiato e mi hanno minacciato. Lewis, qui ci sono 60 pagine di dichiarazioni tue. Senta, io non ho fatto niente. Vuoi che dica questo alla corte? Sei sicuro? Ok. Vostro onore. Vostro onore, penso di essere la prima persona con cui l'imputato ha avuto la possibilità di consultarsi, ad esclusione dei funzionari di polizia. L'imputato afferma ora che le confessioni relative ai tre delitti gli sono state estorte con la forza e con le minacce. Se vostro onore permette, credo che la polizia meriterebbe di ricevere un encomio. Questa persona era ricercata per questi omicidi e credo che molta gente dormirà sonni più tranquilli adesso che è stato arrestato. Vostro onore, col permesso della corte... Mi scusi, avvocato. Senza affermare o suggerire l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato, credo che la gente di questa città sia soddisfatta per l'arresto del presunto colpevole di una serie di omicidi che aveva terrorizzato la popolazione. Agente, scorti l'imputato al banco. Lewis Humes, ordino il suo arresto senza cauzione fino a quando un gran giurì avrà accertato se lei dovrà essere incriminato. E nel caso, con quali accuse? Ehi, guarda chi c'è! Come fate a sopportare la vita di Manhattan? Sopravviviamo! Ehi, Danny, posso dirti una parola prima che te ne vai? Guarda che sono in ferie. Ho riletto quella confessione e ci sono dentro tante cose. Vuoi sapere cosa ha detto l'ispettore? Che ci sono più dettagli in quella confessione che in tutte quelle che ha visto nella sua carriera. E perché avrebbe detto che la Nelson era la madre? Parlane con l'ispettore. Andiamo, Margie. Siediti. Io non parlo con nessuno. Ho detto siediti. Hai parlato tanto con loro, adesso voglio che parli con me. Cosa vuole da me? Sono un poliziotto. Tu dici che i poliziotti vogliono l'incerti. Beh, io non voglio l'incerti e neanche loro. Forse lo stanno facendo solo per far carriera. Questo è falso e tu lo sai. Allora? Perché dovrei parlare con lei? Ho già parlato abbastanza. Cerca di convincermi. Convincimi che non stai mentendo. E come faccio a convincerla? Dimmi che ti hanno detto. Esattamente quello che ti hanno detto. Così saprò se dici il falso o se stai dicendo la verità. Prima ne sono arrivati due e mi hanno sbattuto. I nomi. Cosa? I nomi, devo avere i nomi. Uno era quello giovane. Stabile. E Black, quello è il più duro, non scherza. E cosa ha detto? Voglio sapere le parole esatte. Allora, Lewis, sei disposto a dirci la verità? Ve l'ho già detta la verità. No, hai sentito. Sappiamo che hai cercato di stuprare una donna. Alzati. Faccia alla sedia. Allora, hai cercato di stuprare quella donna? No, no, io non l'ho fatto. Dai, dai. Guardami, guardami. Ora te lo dico io quello che è successo. Eri un po' giù, avevi bisogno di sniffare. Per questo andavi in giro. No. Hai visto passare la... No, non l'ho mai vista in vita mia. L'hai seguita fino a casa. L'hai presa per il collo, l'hai spinta nel vicolo. E se non fosse stato per il mio collega, l'avresti violentata. No. È l'ultima volta che te lo chiedo. Dimmi la verità. No.
non l'ho mai vista prima. Non fare lo stronzo, dimmi la verità, Lewis. Non ho fatto niente. Loro dicono che non hanno neanche alzato la voce. Sono pronti a testimoniare. È una bugia. Parole, nomi. Dimmi tutto quello che ti ricordi. Quello magro. Iaccarino? Iaccarino. Cerchiamo di ragionare un momento. Facciamo a botta la risposta, eh? Pam pam. Allora, noi abbiamo il bottone della tua giacca. Quel bottone non è mio. Il mio l'ho perso un sacco di tempo fa. Come l'hai perso? Non lo so. La donna dice che ti ha visto. Se fosse loro, a chi crederesti? A te o a lei? Mi disse che non mi avrebbe creduto nessuno. E poi cominciò a chiedermi di me, della mia vita, di quello che volevo fare. Disse che lui era amico mio. Di qualcuno bisogna pur fidarsi. 61 pagine di confessione. A un certo punto crolli e dici qualunque cosa. Ti rendi conto che non ce la farai mai a uscire di galera se non confessi. Tu hai confessato l'omicidio di due donne. Non sapevo che cosa stavo confessando. Ho capito che si trattava di omicidio quando venni con lei in tribunale. È lui che mi ha fregato. Ti ha fregato? Che cosa è successo quando... Non rispondo se non mi dite che è successo a quelle ragazze. Eh? Le ragazze dell'appartamento di cui state parlando. Stanno bene adesso o no? Che ti prende, Lewis? Cosa c'è? Sei preoccupato per le ragazze, è così? Allora adesso gli telefono. Ok? Le ragazze erano ferite gravi. Prendi una sigaretta. Quante ne hai fumate di quelle, Lewis? Non lo so. Devi andarci piano. Quella roba è veleno. Tieni. Prendi un sandwich. No, non voglio mangiare più, ho già mangiato abbastanza. Ecco, ho parlato con loro. Non ce l'hanno con te. E nessun altro ti ha parlato di quella telefonata? No. Tu hai disegnato una pianta di quell'appartamento. Eccola qua. Quale parte ti hanno aiutato a disegnare? Che cos'hai? Ti fanno male gli occhi? Non ci vedo bene. Metti gli occhiali. Non ce li ho. Non ho i soldi per comprarli. Mi scusi, tenente. C'è la madre qui fuori. Beh, falla entrare. Sì, signore. Mamma, mamma. Oh, mio Dio. Mamma. Figliolo, che cosa ti è successo? Mi hanno arrestato. E mi hanno costretto a confessare quei delitti. Resterai qui o pensi di tornare a Sivio? Resto qui con te, figliolo. Mi hanno preso perché... ero l'unico con la pelle nera. Ho studiato la confessione tutta la mattina. Mi sembra che sia regolare. E tu, Kojak, hai ancora qualche dubbio sulla sua regolarità? Dan, te l'ho già chiesto una volta e adesso te lo richiedo. Perché il ragazzo ha detto che Katie Nelson era la madre? E perché lo chiedi a me? Sedete, prego. Grazie, signore. Perché ha detto che ha abbassato le persiane dell'appartamento in modo che se fossero rinvenute nessuno le avrebbe viste? Le aveva massacrate. Quindi doveva sapere che non sarebbero mai rinvenute. Signor Goodman, io non lo so perché lo ha detto. E la pianta dell'appartamento l'ha disegnata tutta lui? L'ha siglata da tutte le parti, no? È stata fatta con due penne diverse. Vuoi insinuare che l'ho disegnata io, quella pianta? No, niente. Questa fotografia, nessuno l'ha identificata per Joan Marcus. Beh, non vuol dire
Non vuol dire che non possa averla presa nell'appartamento. Potrebbe anche essere la foto di qualcun altro, ma potrebbe averla presa dopo l'omicidio. Come hai capito che mentiva quando disse di averla trovata a Sibiu? Lo capisco quando mentono, lo stomaco gli va su e giù. Lo stomaco di chi? Ma andiamo, lo stomaco dei negri. Sentite, io li conosco, ho lavorato a Brownsville per un sacco di tempo. C'è qualcos'altro? No, no, è tutto per adesso. Beh, se dovesse venire fuori qualcosa, informi l'ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn. Sono là per occuparmi di un altro caso. Non vogliono che perda tempo. Ci vediamo. È possibile che ci sia qualcosa di storto? Lei che ne pensa? Non è solo lui. È il dipartimento di Brooklyn, il dipartimento di Manhattan, il procuratore distrettuale, il suo dipartimento, il mio dipartimento. E cosa vuol fare in proposito? Cosa dovrei fare, secondo lei? Questa fotografia. Corrigan dice che Humes l'ha presa nell'appartamento, ma Humes afferma che l'ha trovata a Sibiu. Posso prenderla? Certo. Vorrei scoprire chi dice la verità. Cos'è quella? Quale? Lì, sullo sfondo. In alto a sinistra? No, no. Questo qui. Non lo so. Sembra una striscia di sabbia, un grosso sentiero. Potrebbe essere un fiume. Non mi sembra questo il posto. Il procuratore dice che la foto ha 10 anni. Questi alberi nel frattempo saranno cresciuti. Cos'è questa striscia chiara qui? Beh, una volta c'era un laghetto. La vegetazione l'ha ricoperta. Grazie, agente. Andiamo all'ufficio dello sceriffo. Grazie infinite. Sì. Somiglia un sacco alla figlia di Travis. Travis? Sì, un tempo era il sindaco. Ha una stazione di benzina al terzo isolato. Giri a destra, è all'angolo. Grazie. Di niente. Torno dopo pranzo. Tra una mezz'ora? Sì. Me la faccia rivedere. Non mi pare che sia Elaine. Lo sai invece che somiglia? Questa somiglia a Lampeiser. Dove abita? Qui, dietro l'angolo. Ci vediamo tra mezz'ora. Grazie. Chi l'era data questa fotografia? È lei quella? Sì, la facciamo alla fine della scuola. Ma guarda. Andammo con degli amici a Jersey Woods. Ah, scusate il disordine, stiamo cambiando casa. Per carità, casa. Senta, signorina Paiser, questo è molto importante. Come mai non l'aveva lei quella fotografia? Ma, non lo so, stava in giro per la casa, mia madre l'avrà buttata via. Quando? Durante le pulizie, a maggio, giugno. Ok. Allora? Non vogliono ritirare l'incriminazione. Dicono che le prove sono schiaccianti. Non crederà che mi faccia piacere? Questa storia è cominciata con la foto, ma non è della ragazza. Allora che facciamo? Beh, ci andremo coi piedi di piombo. Approfondiremo le indagini. E per il momento è meglio non rilasciare dichiarazioni, per non mettere in imbarazzo quelli di Brooklyn. In imbarazzo Brooklyn? Se fossero così sensibili, sarebbero sprofondati 10 anni fa. Qualcuno ha parlato con loro? Sì. E che hanno detto? Hanno detto che loro alle favole non ci credono più. Alle favole, eh? È che ci sono di mezzo troppe promozioni e avanzamenti. Questa è la verità. La polizia di Brooklyn sotto inchiesta federale. Di questo hanno paura. Kojak, non possiamo ritardare la procedura. E poi non ha neanche abbastanza... Sì? Ci sono i giornalisti, signore. Faccia passare. Se ci sono altri sviluppi, mi faccia sapere. Perché andate così di corsa per questo caso? Si può sapere cos'è tutta questa maledetta fretta? Niente, nessuna fretta. Io devo proteggere la legge e l'ordine e mi preoccupa quello che sta succedendo Ciao, nel nostro paese. Salve, tenente. Novità nel caso Humes? No. Processeremo Lewis per tentato stupro della signora Alvarez. Signora Humes, l'ho fatta venire su richiesta del signor Sirenom, mio amico e collaboratore. Ho letto del caso di suo figlio sui giornali, non ne so altro. Ha già un avvocato, vero?
Beh, sì, glielo ha assegnato la corte, ma non ha una grande esperienza di processi. La donna che è accusato di aver cercato di violentare lo ha riconosciuto. E poi c'è la confessione. Prego. Hanno perfino trovato una foto della ragazza uccisa nel suo portafoglio. È innocente. Anche se lo fosse, le verità non contano mai molto in tribunale. Jack. Scusami, Saul, scusami, ma io preferisco essere franco in queste cose. È come essere medico. Se una persona ha il cancro, bisogna dirglielo. Io la penso così. Hanno prove sufficienti a condannare suo figlio a 10 ergastoli. Mi hanno detto che lei poteva aiutarmi. Non posso aiutare suo figlio. La pubblicità, la confessione. È tutta l'atmosfera che me lo rende impossibile. Mi dispiace. Mi dispiace veramente, signora. È una brava donna. Mi ha salutato anche dopo che le ho detto che non posso aiutare suo figlio. Adesso levati di torno. Se mi porti ancora qualcuno dopo avergli dato false speranze, ti spello vivo. Adicio. Fammete toccare. E poi mi ha messo la mano sotto il cappotto e sotto la migona. E ha detto che voleva essere l'amore conmigo. Con che parole esattamente? Voglio fare l'amore con te. Te voglio scopare. Allora gli ho fermato la mano e l'ho preso per la giacca. E ho cominciato a gridare. Riconosci questa giacca? Sembra la giacca che indossava ese ombre quella notte. L'ombre che mi seguì e che poi mi ha aggredita. E questo bottone è quello che lei ha strappato dalla giacca dell'uomo che l'ha aggredita? Sì. Grazie. Signora Alvarez, lei vede quella persona in quest'aula? La persona che la seguì e la aggredì quella notte? Sì. Per favore, gli si avvicini e gli metta la mano sulla spalla. Si è messo a verbale che la signora Alvarez ha riconosciuto l'imputato. Non ho altre domande. Black, da quanti anni lei è nella polizia? 11. Ha ricevuto qualche encomio al valore? Sì, signore. Quanti? 19. 19. Ha mai sottoposto un imputato in qualche occasione a minacce o maltrattamenti? No. Ha mai sottoposto un indiziato a minacce o maltrattamenti? Mai. E come ha ottenuto la confessione dell'imputato? Trascrivendola qui, con le sue parole. E lui ha collaborato completamente? Sì, signore, completamente. Grazie. Non ho altre domande. Detective Iacarino, quando arrivò alla stazione di polizia, notò in qualche modo che l'imputato era stato picchiato o costretto a confessare? No. Notò delle ecchimosi sul suo volto o sul suo corpo? No. Parli più forte, per favore. Non sento bene. No. Grazie. Lei parlò personalmente con l'imputato il giorno che arrivò alla stazione di polizia? Sì. E di che cosa parlaste? Fu una conversazione di carattere generale. Ma su che argomenti? Abbiamo parlato del suo passato. Gli ho chiesto se aveva un lavoro e mi disse di sì, ma che non era un lavoro fisso. Le disse perché? Disse che aveva dei problemi. Problemi? Che genere di problemi? Inserimento, problemi di inserimento. Inserimento, problemi di inserimento. Le disse nient'altro del suo lavoro? Disse che a volte gli capitava di litigare e allora o lasciava il lavoro spontaneamente o veniva licenziato. Capisco. E parlò mai con lei in qualche occasione della vicenda della tentata violenza carnale? Sì. Beh, deve averle detto qualche parola di più. Vuole raccontarlo alla corte?
Disse che lui le mise le mani sotto il vestito e le disse: sta zitto o t'ammazzo. Per me basta così, vostro onore. Mi sbatterono su una sedia e mi dissero che ero un bugiardo. Io gli dissi che ero innocente. Vostro onore, vuole dire all'imputato di parlare più forte? Non riesco a sentire niente di quello che dice. Per favore. Sì. Gli dissi che avevo detto che ero stato io, ma che non era vero. E ogni volta che dicevo che non ero stato io, mi sbattevano di nuovo contro la sedia. Poi mi misero dritto contro il muro. E mi picchiarono. Mi picchiarono. Quando non resistetti più, feci un cenno di sì con la testa. Il detective Black lo ha picchiato. L'agente Stabile lo ha picchiato. Il detective Iacarino gli ha mentito. Se potete credere a tutto questo, e se potete credere di conseguenza che agenti della migliore polizia del mondo hanno l'abitudine di picchiare per estorcere delle confessioni, beh, allora la nostra società è ridotta molto male. Se la polizia americana si è messa d'accordo per arrestare Lewis Hume, o Humes mente o c'è una congiura contro di lui. Io vi dico solo una cosa. Non è forse vero che abbiamo contro Lewis Humes le prove della sua colpevolezza? Qual è il vostro verdetto per il primo capo di accusa secondo il quale l'imputato è colpevole di tentata violenza carnale di primo grado? Colpevole. Qual è il vostro verdetto per il secondo capo d'accusa, e cioè l'accusa di aggressione di secondo grado? Colpevole o innocente? Colpevole. L'imputato si alza. L'imputato è stato giudicato colpevole dalla giuria. Per decisione di questa corte viene inviato al Kings County Hospital per una serie di esami psichiatrici, al fine di accertare se è un maniaco sessuale pericoloso per la comunità. La sentenza sarà emessa al termine degli accertamenti. Che sei venuto a fare in tribunale? Semplice curiosità. Stai pensando di assumere la difesa di Lewis Humes? Sarebbe il sistema migliore per suicidarsi professionalmente. Sempre in cerca di gloria, Jack? Come tutti quanti. Diventeresti un secondo Perry Mason. Sono già un secondo Perry Mason. Ah, già. Leggi qua. Il rapporto dell'FBI. Il laboratorio non ha trovato alcuna relazione tra il bottone e la giacca di Lewis Humes. Portello, ne è al corrente? Ce l'ha sulla scrivania da una settimana. Quindi ne era informato quando fece la sua requisitoria. Interessante, ma piuttosto sciocco. Le accuse a carico di Humes sono false. Quali? Tutte. È la sua confessione? Gliel'hanno estorta. Ma come? Nel suo portafoglio non c'era una foto della ragazza uccisa? La ragazza della foto non è Joanne Marcus. La ragazza non è Joanne Marcus? No. Ma se non è colpevole di omicidio e tentato stupro, di che cosa è colpevole? Di niente. Due caffè. Sei sicuro? So dove si trovava al momento dell'omicidio. Dove? A 200 chilometri di distanza. Come fai a saperlo? Ho i testimoni. Gente attendibile. Chi? Gente di un alberghetto di Siviev con la quale Humes seguiva il discorso di Martin Luther King alla televisione. Quasi tutti i negri sanno dove si trovavano quel giorno. Grazie, Benny. Perché mi dici queste cose? Lo sai cosa succede a un poliziotto colpevole di fuga di notizie confidenziali? Sì, lo so. E allora? Oh, io non avrei voluto. Credevo che qualcun altro avrebbe parlato. Ma non lo ha fatto nessuno. Pedro! Ehi, sta arrivando. Lo so che sta arrivando. Pedro, vacci via. Lo sai che quello è matto. T'ammazza come niente. Io non ho paura di lui. E allora sei matto anche tu. Ma come si fa? Pedro! Dov'è tuo fratello?
Ma hai dato la fregatura, eh? Guarda che la roba che mi hai venduto non era buona. Ma vattene via, pazzo furioso! Lascialo! No, non fermi! Me l'hai ammazzato! Assassino! Assassino, hai ammazzato mio fratello! Sì, ho ucciso Pedro. L'ho ucciso, ma per legittima difesa. Ci ha provato prima lui. Ah, questa volta ti abbiamo beccato, Bobby. Questa volta non ti potevi cacciare in un guaio peggiore. Ti becchi la sedia elettrica. Non è detto. Perché? Conoscete il caso Marcus Nelson? Sì. Beh, io so chi ha ucciso le pollastrelle. Che cosa vuoi da noi? Voglio l'impunità per l'omicidio di Pedro. Andiamo. Ce l'abbiamo già un imputato per gli omicidi di Marcus Nelson. Non li leggi i giornali? Sì, avete già un imputato. Ma non perdereste tempo con me se foste sicuri al 100%. Giusto? Vuota il sacco. Era il giorno del discorso. Venne a casa mia. Dici il nome. Prima voglio le garanzie. Allora d'accordo, piena impunità per l'omicidio di Pedro Ramirez. E nessuna corresponsabilità nel caso Marcus Nelson. Ah, sembra che li conosci bene i codici, eh? Vi potrei anche insegnare diverse cosette. Allora, chi è? Ah. Va bene. Nessuna corresponsabilità nel caso Marcus Nelson. Allora chi è? Un tizio che si chiama Teddy Happer. Chi? Teddy Happer. Teddy Happer? Lo conosce? Sì, lo conosco, quest'uomo sta mentendo. Ha fregato anche lei, eh? Levati dai piedi, vattene. Ci vediamo dopo. Ehi, un momento, giù le mani. Perché è così sicuro che menta? Conosco Teddy. Non sarebbe mai capace di una cosa simile. Che cosa fa? Ladro di appartamenti. Allora avrebbe potuto farlo quel salto. No, lo conosco. L'ho arrestato io la prima volta. Massacrare donne non è il suo genere. Tenente Kojak. Come va, Teddy? Beh, lei sta bene? Me la cavo. Cominciano a pesarmi le scale. Ah, ho sentito che ha beccato il tizio che ha sbudellato Pedro Ramirez. E come l'hai saputo? Beh, l'ho letto sul giornale. Leggo sempre delle sue imprese. Joey non è mica uscito, vero? No, è qui in cucina. Si ricorda di Joey, vero? Vieni, Joey. Vieni. Saluta il signore Joey. Saluta, è un amico. Ciao. Ciao, Joey. Teddy, vorrei parlarti a quattro occhi. Non ti dispiace, vero, Joey? No. Grazie. Vieni, Joey. Vai un momento di là. Andiamo. Ma io devo far volare l'aeroplano. Andiamo, andiamo, forza. Su. Allora? Ah. Visto? Molto bene. Che hai fatto in questi ultimi tempi? Ho trovato un lavoro come tornitore. Mi tiene molto occupato. Lo sa come mi hanno ribattezzato? Teddy lo staccanovista. Devo chiederti una cosa, Teddy. Dov'eri lo scorso agosto? Lo scorso agosto, perché? Dov'eri? Beh, che giorno esattamente? Il 28 agosto. Il 28 agosto l'anno scorso. Ah, sì, era la mia settimana di vacanze. E il lunedì andai a Orchard Beach per prendere il sole. Ma il tempo era schifoso. E il martedì sono andato a trovare mia madre. Lei mi chiese di aiutarla, sì, a fare le pulizie in un palazzo dove fa la portiere. Ricordi se t'ha visto qualcuno? Certo. Ehi, un momento, ma che c'è? Cosa vuole? Non te lo posso dire adesso. Prendi la giacca, andiamo in centro. Joey, per favore, fai quello che ti dico una volta tanto. Ah, Josie. Teddy, che c'è? Ti ricordi del tenente Kojak? Salve. Come va? Ma che succede? Niente, niente. Ma c'è qualcosa bene. Che non va? Ti perché è venuto qui? Andiamo. Teddy, mi vuoi dire, per favore? Niente, tutto a posto. Torno subito. Ma torno subito. Beh. Andiamo.
Teddy. Ehi, ciao, Bob. Che ci fai qua? Gliel'ho detto, Teddy. Gliel'hai detto? E che cosa gli hai detto? Delle ragazze. Delle ragazze? Quali ragazze? Marcus e Nelson. Ma che significa? È inutile, Teddy. Gli ho detto tutto. Marcus e Nelson? Gli ho detto di quando sei venuto a casa mia. Ehi, ma... Con i vestiti insanguinati e tutto quello che mi hai raccontato. Ah, Marcus e Nelson? Ma chi vuoi prendere per il culo? Ma sei ammattito? Le ha uccise. Le ha fatte a pezzi. Ehi, Bobby. Devi essere proprio nella merda. Va bene, aspetta fuori. Proprio nella merda. Siedi. Hai parlato col procuratore. Adesso parli con me. Tu sei un assassino. Sei un pappa, sei uno spacciatore. Hai insegnato a drogarsi a tua moglie che è diventata una tossicomane. Hai insegnato a Teddy a usare la siringa. E adesso lo denunci perché speri di salvarti la pelle. Conosci tutti i dettagli degli omicidi, il che significa che non è stato Teddy, ma che sei stato tu. E adesso ricomincia da capo. È venuto a casa tua, giusto? Aveva sangue sulla maglietta? Sì. Sui pantaloni? Sì. Sopra i ginocchi o sotto i ginocchi? Sopra i ginocchi. Aveva anche una busta per la spesa? Sì, signore. Cosa? Sì, signore. Sei così educato che mi dai il volto a stomaco. Dunque, che c'era in quella busta? Dei fazzoletti bianchi. Fazzoletti bianchi? Li aveva usati per pulirsi i vestiti perché erano sporchi di sangue. Cos'altro c'era? Guanti da cucina rosa. Guanti da cucina rosa? Sì, signore. Li ha usati per non lasciare impronte digitali. Come è entrato nell'edificio? Dalla cantina. E come ne è uscito? Allo stesso modo. Com'è entrato nell'appartamento? Dalla finestra. Alzati. La finestra di servizio? Sì. Certo che è un bel salto. Teddy riesce a farle quei salti. Ti ha detto qualche altra cosa? Sì. Disse che l'odore del sangue lo faceva quasi vomitare. Josie. Sì. Me la caverò, vedrai. Teddy. Teddy, questa volta hai esagerato. Ne hai presa troppa. Ah, Teddy, io dovevo far finta di collaborare, capisci? Dovevo salvarmi la pelle. Ehi, ma che ti credi? Non avrei mica continuato ad accusarti. Gli avrei fatto fare la figura dei fessi in tribunale. Ma scusa, non crederai mica che avrei tradito un fratello, vero? Dovevo salvare la pelle, lo capisci sì o no? Dacci un taglio, con te faccio i conti dopo. Ehi, vediamo chi arriva prima! Fuori da presto! Ma che sta succedendo? Non lo so, dice che hanno trovato una bomba. Via, state indietro, state indietro. Via, via, via. Per favore, state indietro. Via, tu, via. Anche voi, indietro. Indietro, per favore. Via, via.
caduta una bomba nell'edificio. Sì, e hanno anche fatto evacuare tutti gli inquilini. Ma che fai? La bomba era una scusa per entrare in questo appartamento e piazzare i microfoni. Piazzare i microfoni? Ma di cosa stai parlando? Shh. Eccolo qui, il nostro caro vecchio amico Kojak che vuole sapere di più sul mio conto. Che furbacchione. Oh mio Dio, Teddy. Signor Sack, lei era giurato nel processo per tentato stupro a carico di Lewis Humes, non è così? Sì, signore. Lei udì un'osservazione fatta da un altro giurato durante il processo? Sì, ecco. L'osservazione è questa. Questi tipi sono tutti uguali. È più forte di loro. Questa gente è malata di sesso. Ha sentito altri commenti da parte di altri giurati? Sì, ecco. Una donna disse, non fa nessuna differenza, tanto se non lo condannano qui, lo condannano a Manhattan. Grazie, signor Sacco, ho finito. Volete chiamare a testimoniare Mario Portello, per favore? Mario Portello, per favore, si accomodi sul banco, prego. Signor Portello, lei è stato pubblico ministero nell'ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn. Per quanto tempo? 12 anni. E in questi 12 anni di quanti casi si è occupato? Come faccio a ricordarmene? Un centinaio? Un centinaio. Non posso dirlo. Lei crede nella correttezza, non è vero? Certo che credo nella correttezza, credo anche nella giustizia e credo che il Dipartimento... Signor Portello, lei era pubblico ministero nel precedente processo a carico di Humes, se non sbaglio. Non ho sentito la domanda. Vuole ripeterla, per favore, avvocato? Certo. Lei era pubblico ministero nel precedente processo a carico di Lewis Humes? Esatto. Lei ricevette un rapporto del laboratorio dell'FBI riguardante un'analisi della giacca dell'imputato e del relativo bottone? Sì. E il rapporto diceva che il bottone da lei presentato e gli altri bottoni della giacca non erano della stessa misura, fattura e fabbricazione? Sì, esatto. Ma allora come potete dire alla giuria che Lewis Humes era colpevole sulla base del bottone? C'erano altre prove. Quali prove? La deposizione della signora Alvarez, gli esami del nostro laboratorio. Ma lei ricevette un rapporto contrastante dal Federal Bureau of Investigation, non è così? Quel rapporto non era determinante. Non determinante non era il rapporto secondo il quale il bottone non corrispondeva alla giacca dell'imputato. Sì, esatto. E non c'è stato qualcosa di strano nel non informare la corte e nell'affermare che Humes era colpevole sulla base di quel bottone? No, non credo. Non sono tenuto a presentare alla corte tutte le prove di cui dispongo. L'amministrazione della giustizia non soltanto deve essere al di sopra del sospetto, deve anche essere al di sopra dell'ombra del sospetto. Che il silenzio del procuratore distrettuale non dipenda da malafede o da pregiudizio ha poca importanza. Le conseguenze sono le stesse perché egli ha impedito lo svolgimento di un procedimento che possa essere definito giusto. Ne consegue che l'incriminazione non può reggere. Questa udienza ha rivelato che aleggiava un pregiudizio di carattere razziale nella stanza della giuria. Pertanto annullo e invalido il verdetto nel caso Alvarez e dispongo un nuovo processo. Ciao, mamma. Vogliono parlare con me. Ma come? Vengono a parlare con te qui? Non preoccuparti. Anch'io voglio parlargli, voglio dirgli che sei innocente. Mamma. Non ti devi preoccupare. È colpa della droga, vero? Senti, mamma, io... Lo so. La vita è troppo difficile per te. E tu non riesci ad affrontarla. Mi dispiace, Ted. Come si sente? Abbastanza bene. Torneremo quando starà meglio. No, no, adesso. Io voglio che mi interroghiate. Signora Harper,
Lei è la portiera del 334 East 83esima strada? Lavo le scale e pulisco i pianerottoli. E ricorda dove si trovava suo figlio il giorno degli omicidi Marcus Nelson? Sì. Dov'era? Era a casa. Come fa a ricordarlo così bene? Mi aiutò a pulire l'androne. Quando incominciò? Lo svegliai verso le 8:30 del mattino. Feci molta fatica a svegliarlo. È un pigrone, gli piace dormire fino a mezzogiorno. Quanto tempo si è fermato? Fino al tardo pomeriggio. Ne è sicura? Sì. Signora Harper, Teddy è suo figlio. Mentirebbe per salvarlo? No. Non mentirei. Ciao, Teddy. Ho saputo di tua madre, mi dispiace molto. Senti, mi devo bucare. Non riesco a trovare niente. Vuoi venire con me? Sì. Andiamo. Senti un po'. Come fai tu ad averla quando gli altri sono a zero? Vogliono che ti incastri. E mi hanno messo una microspia. Mi hanno concesso l'impunità, se ti frego. Non ci arresterebbero nemmeno se camminassimo per la strada con la siringa nel braccio. Sono gli sbirri che ci mantengono il vizio. È il paradiso del drogato, amico. Se hai voglia di LSD o di coca, tu basta che glielo chiedi. Le sembra un negro dalla pelle molto scura? Prego la corte di invitare la testa a rispondere. Signor Alvarez, vuole rispondere, per favore? Sì. Le sembra che pesi intorno agli 80 kg? No. Le sembra che abbia 25 anni? Non credete che ho soffrito abbastanza? E non ha sofferto abbastanza anche Louis Soames? È stato lui! Lui lo sa, io lo so, e anche Dio lo sa. Resti calma, per favore. Lei ha dichiarato che l'aggressore era robusto, del peso di circa 80 kg, con la pelle molto scura di 25 anni circa. Questa è la descrizione che lei stessa ha fatto di quell'uomo all'agente Stabile. Siediti. A proposito, lei ha altri interessi in questo caso, oltre ad essere una testimone? Vostro onore, mi oppongo alla domanda. Non è rilevante ai fini del dibattimento. Vostro onore, ne dimostrerò la rilevanza tra qualche minuto. Proceda. Insomma, lei non avrebbe nulla da perdere o da guadagnare se l'imputato venisse condannato o prosciolto, esatto? Naturalmente. E mi dica, lei conosce un avvocato che si chiama Nick Golais? Sì. E conosce anche un avvocato che si chiama Tom Flaherty? Sì. Ha mai parlato con loro? Sì, ho parlato con loro una volta. E in quella conversazione non venne fuori il nome di Louis Humes? Sì. E in quella conversazione non si parlò anche di una ricompensa di $10,000 offerti per la cattura di chiunque fosse implicato, sì, nel caso Marcus Nelson? Sì, ma... Ho finito, grazie. C'è un articolo su Teddy qui. Fa vedere. Aspetta. Dai, Jimmy, dammelo. Senti, c'è un nuovo indiziato nel caso Marcus Nelson. Chiamiamolo Eddie, tanto per dargli un nome. Un giovane tossicomane dal colorito pallido che convive con una donna più vecchia di lui. Colorito pallido? Fammiti vedere in faccia. Non è molto pallido da questa parte. Però è un po' pallido da quest'altra. Guarda questa foto di Louis Humes. Lo presentano sempre più sotto una veste migliore. Già, sembra un universitario. Un ragazzo di buona famiglia. Ti sei accorto, Teddy? Prima hanno cercato di farla apparire come una bestia feroce. Adesso lo fanno sembrare un agnellino. E fai, cominci a invidiarlo? Lo sai che domani i poliziotti tornano qui per interrogarmi? Già. Qualche cosa dovrò pure dirgliela. Sì. Quelli non ti mollano fino a che non gli dai soddisfazione. Mm.
Senti, Teddy. Teddy, tu mi devi raccontare qualcosa. Tu lo capisci, vero? Su, andiamo. Perché useranno tutti i mezzi per farmi parlare. Andiamo. Da bravo, la finestra, per esempio. Eh? Avanti, ti ricordi di quando dicesti della finestra aperta? Ti ricordi che dicesti? Dicesti di essere entrato dalla finestra. Avanti, Teddy, sto cercando di darti una mano. Ehi, Ginny, digli che è entrato dalla porta di servizio. Invece che dalla finestra? Sì, così facciamo ridere mezzo mondo. Li copriamo di ridicolo tutti quanti, Teddy. Li facciamo licenziare in tronco per merito tuo. E il fatto degli occhiali? Teddy, io gli posso dire che le togliesti gli occhiali, no? Glieli hai tolti gli occhiali, vero? Glieli devi aver tolti, perché quando l'hanno trovata non li aveva più, giusto? Ma già. Senti. Teddy, mi è arrivata della neve speciale. Dai, assaggiala. La polizia vorrebbe che facessimo il siero della verità, Teddy. Mi senti, Ted? Io non credo che dovrei farlo il siero della verità. È vero, Ginny? Non dobbiamo fare nessun siero se non vogliamo farlo, no? Ehi, state a sentire. Voi fatelo il siero, ok? Fatelo e basta. Ma come facciamo, Teddy? Ah, è facile, amico. Vi dico io come si fa. Se vi chiedono chi ha ucciso le ragazze, dentro di voi pensate con tutte le forze che è stato un giovane dalla pelle nera ad ammazzarle. Non pensate a me. Voi dentro vi dovete sforzare a pensare che ad ammazzarle è stata una persona dalla pelle nera, capito? Ok, io ok. Sì, perché non le ho ammazzate io. Deve essere stato un pazzo ad ammazzare quelle ragazze. E allora perché non lo fai anche tu? Perché non te lo fai fare il siero della verità? Vedi, se riuscissi a ficcarmi in mente che io non c'entro, che non è mai successo, allora lo farei il siero. Se riuscissi a togliermi quel giorno dalla mente, amico, se riuscissi a togliermi quel giorno dalla mente. Agente, lei è riuscito a ottenere molte confessioni, è vero? Sì. E quando interroga un sospetto, lei non gli dice cosa ha fatto, ma gli chiede se è stato lui, non è così? Sì, signore. E gli si rivolge con un tono di voce simile a quello che sta usando qui, è così? Esatto. Civilmente, con calma e tranquillità, giusto? Sì, signore. Dove le ha detto Lewis Humes di aver trovato questa fotografia? Obiezione, vostro onore. Quella fotografia riguarda il caso Marcus Nelson. Non è pertinente in questo procedimento. L'accusa ritiene che il caso Marcus Nelson non influenzi l'andamento di questo procedimento? Vostro onore, non stiamo giudicando quel caso in questo momento. Stiamo giudicando la credibilità dell'agente Corrigan e degli altri agenti che ottennero da Lewis Humes la confessione. Obiezione, vostro onore. Respinta. Allora, dove le disse Lewis Humes di aver trovato questa foto? Disse che l'aveva trovata tra i rifiuti a Seaview. Ma lei non gli credette quando le disse che l'aveva trovata tra i rifiuti a Seaview nel New Jersey, è così? Sì, è così. E ha osservato il suo stomaco quando glielo disse? Cosa? Osservò il suo stomaco quando disse che l'aveva trovata tra i rifiuti a Seaview, New Jersey? Mi spiace, ma non capisco. Notò se il suo stomaco si muoveva e andava su e giù? Non lo so. Insomma, non gli credette, pensò che stesse mentendo, è così? Sì, signore. E Lewis Humes è questo giovane negro, è esatto? È esatto. Ma non disse al signor Goodman e al tenente Kojak che lei riesce sempre a sapere se un negro mente guardando il suo stomaco, perché quando mente il suo stomaco va su e giù? Beh, non lo ricordo. Non ricorda di aver detto questo al signor Goodman e al tenente Kojak? Esatto. Non ricorda di averlo detto o non lo disse proprio?
Non dico di non averlo detto, dico che non ricordo di averlo detto. Ma potrebbe averlo detto. Sì, può darsi. E lei non disse a Lewis Humes che aveva parlato con le due ragazze al telefono e che loro non erano arrabbiate con lui? È possibile. Sì o no? Non ricordo. Sì o no? Ho detto è possibile. Dunque, è possibile. Sì. Se lo avesse fatto avrebbe mentito, vero? Dipende da cosa si intende per mentire. Lei ha fuorviato Lewis Humes, è vero o no? Mi oppongo, vostro onore. O crede di non aver fatto niente di male? Vostro onore, vuole interrompere questo linciaggio del teste? Sì, basta così, avvocato. Le mie scuse, vostro onore. Ma legge e ordine in questo paese sono parole che sono state usate solo per infierire contro i negri. Questo agente crede di non aver fatto nulla di male. Tutti si chiedono il perché della violenza. Dove non c'è la giustizia, alligna la violenza. Obiezione, vostro onore. Non era una domanda. Ti sei aggiudicato parecchi punti. Io non mi illudo. Pensi che la giuria crederà a un vagabondo? A un negro? O a degli agenti con tanto di encomi al valore? Soprattutto sospettando il negro di aver fatto a pezzi due ragazze bianche. Beh, è ora che si sappia la verità sul caso Marcus Nelson. Teddy? Vieni con me. Dai, entra. È arrivato il momento di dire la verità. Guarda qui. È qui. Che bellezza. Fagli vedere. Su, siediti. Belli amici. È questo. Diglielo. Ti hanno portato qui per dirti che io ho collaborato con loro dal principio. Il mio avvocato si chiama Jerry Black, il telefono è 614-7402. È finita, Cocco, lascia stare l'avvocato. Domani la giuria emetterà la sentenza su Humes. Oggi tu ci dirai la verità. Ha bisogno di bucarsi, ne ha un bisogno fottuto. Sappiamo tutto, Teddy. Ricordi quando gli hai detto come si fa a sfuggire al siero della verità? Ricordi quando gli dicesti di non pensare che eri stato tu ad ucciderla e di pensare a una persona dalla pelle nera? Abbiamo anche quello. Abbiamo registrato perfino i tuoi sogni. Abbiamo ascoltato quello che hai detto nel sonno. Tu non sai che cosa hai detto quella notte, ma noi sì. Hai chiesto a Dio di prenderti con sé. Ecco cosa hai detto. Dammi un cucchiaio. Una cosa alla volta. Dai, per favore, dammi un cucchiaio. Non avrai niente fino a quando non ci fai una confessione completa. Ehi, Kojak, che stiamo registrando. Non puoi promettergli niente per farlo confessare, se no verrà tutto invalidato. Lascia il posto libero, Bobby. Avanti, sto male, mi devo bucare. Prima dici quello che sai. Mi devo bucare. Stasera la tua faccia sarà conosciuta in tutta New York. Tuo figlio lo saprà. Josie lo saprà. Tua madre in ospedale lo saprà. E sai che sentir dire di te? Che sei una belva da rinchiudere in gabbia. Perché le ragazze non vengano fatte a pezzi. E i ragazzi non si droghino. Ho detto che sto male. E vuoi che abbia compassione di te? E tu per chi hai compassione? Ce l'hai per Humes? Lui rischia la vita e non te ne importa un cazzo. Sto male, non lo vedete che sto male? Vi dico che sto male! Senti, figlio di puttana, hai massacrato quelle ragazze e lo devi confessare. Dai, avanti, sputa! Parla, devi parlare! Ti scanno come un bagliore! Lasciatemi! Ma che fai, sei impazzito? Ti metti a fare anche tu come hanno fatto quelli di Brooklyn? Ho qui una comunicazione della giuria. La giuria non ha raggiunto l'accordo. Che cosa significa? Significa che ci sarà un altro processo. Mi spiace, signora Humes. Un altro?
come sta? Oh, sempre sul punto di partire. Ha detto qualcosa? Ma che, sono 3 ore che lo interroghiamo. Sembra sempre che stia per cedere, ma poi si riprende. Lasciatemi solo con lui. Ciao, Teddy, come stai? Potrei stare meglio, no? Volete del caffè? Da mangiare? Io solo caffè. Da mangiare che c'è? Formaggio, prosciutto e carne arrosto. Io ho la carne arrosto. È un sacco di tempo che ci conosciamo noi. Mi sei simpatico. Se no non mi sarei dato tanto da fare. Ho visto un sacco di gente riuscire a sfangarla. E ho sempre desiderato che anche tu la sfangassi. Ma non ci sei riuscito. Chi ha vinto la partita ieri sera? Gli Yankees. Con che punteggio è finita? Ma credo 4-3. È cominciata con una rapina ed è finita perché ho ucciso 2 ragazze. Com'è andata, Teddy? Ho visto la finestra aperta e sono entrato. Sei entrato nell'appartamento? Sì. Lei era a letto? Sì, si è avvolta il lenzuolo addosso. E poi? Ho deciso di farmela. E poi? Tirai fuori il coltello. E poi che è successo? Disse a non farmi male. E tu che hai fatto? Quella coi capelli scuri, come si chiama? Katie, è entrata, si è fermata sulla porta e ha detto: ma che succede qui? Che sta succedendo qui? Si è voltata e ha cominciato a correre verso la porta. Volevo uscire dall'appartamento, ma qualcosa mi ha detto che dovevo ucciderle. Allora ho preso 2 bottiglie e ho colpito le ragazze alla testa. E poi cosa hai fatto? Le ho finite a coltellate. Ho continuato a colpirle. Katie, l'ho colpita alle spalle. Conoscevi Joanne prima di entrare nel suo appartamento? No. E hai sempre tenuto i guanti? Sì. Dove hai comprato i guanti? 89esima strada, al 510. Quanto li hai pagati? Ma non lo so, non mi ricordo. 20, 30 cents, più o meno. Dove erano i corpi quando hai lasciato l'appartamento? Sentite, non ci voglio più pensare, me lo voglio cancellare dalla memoria, ma che volete? Se lo vuole cancellare dalla memoria. Ti avevo detto che se ti comportavi bene ti aiutavo. Ora vado da tua madre e da Josie. Vuoi che gli dica qualcosa? Le dica solo che mi perdoni. No, non c'è. Eccolo, sta arrivando. Oh, c'è una chiamata per te. È Lewis Humes, vuole invitarti a una festa. Il tuo amico Lewis. Ciao, figliolo. Come sta? Senta, stiamo dando una festa qui e volevo chiederle se voleva venire. Grazie, Lewis, farò il possibile. Volevo che venisse perché, beh, insomma, se non era per lei, la festa l'avrebbero fatta loro a me.
people walk with their heads in the clouds, and they never break through to the sky. Hey Lord, don't you let me be as blind as some people, living and wondering why. Some people listen to what folks are saying, and some people only can talk. But I've got to please me and know where I'm going. Don't give me a road I can't walk. Don't give me a road I can't walk. Don't give me a path I can't handle. Don't give me a song I can't sing, like the road I can't walk, leading to nothing. Some folks get by on what I can't rely on, and never break through to the truth. Well, I got to know me and love what I must be before I can ever like you. Don't give me a road I can't walk. Turn away, we can't sit and talk. Friend, there's a road I can't walk.